Buongiorno ragazzi, nuova settimana. Io inizio, faccio sempre i vlog inizio settimana perché puntualmente ultimamente mi capita di essere a casa da lavoro proprio durante l'inizio della settimana, perché adesso tra l'altro ci avviciniamo, diciamo, al periodo natalizio, quindi si lavora un pochettino di più nel weekend e di conseguenza sono a casa da lavoro normalmente tra lunedì e mercoledì. Oggi è martedì, tra l'altro si sentite un po' di rumore perché ci sono i giardinieri in giardino, stanno sistemando, vengono tutti gli anni prima dell'inverno e all'inizio della primavera a sistemarci il giardino, e abbiamo dovuto tra l'altro far togliere la palma, una bella palma che abbiamo sul lato del giardino laterale alla casa, perché è morta e quindi l'abbiamo tolta. Ma considerate che era davvero molto alta, era giù ormai da una decina d'anni se non di più, e c'erano un sacco di vermi che hanno mangiato il cuore della palma e quindi era proprio morta da togliere. Intorno alla palma c'era anche il rampicante che quindi andava a riempire ulteriormente, però abbiamo fatto togliere tutto anche perché non aveva senso lasciare soltanto il tronco, e quindi il giardino adesso sembra ancora più grande. Tra l'altro dopo faccio togliere anche un'altra piantina che poverina sta andando anche lei, un acero, che quest'estate insomma non era al massimo, era un po' bruttino, quindi già che ci sono gli faccio togliere anche quello e avrò più spazio ancora in giardino. Cosa che amo personalmente, mi piace vedere il prato bello libero da, insomma, da piante e quant'altro. Sì, mi piace qualche pianta in giardino, ma non esagerare, quindi visto che anche quella non è bellissima, facciamo togliere anche quella, ne approfittiamo visto che sono qui. Adesso vi faccio vedere una box che hanno dato ieri a Ste a lavoro e l'ha portata a casa. Tra l'altro in realtà poteva mangiarla al lavoro perché qui ci sono c'è del cibo, adesso vi faccio vedere, però voleva mostrarmela, quindi l'ha portata a casa e alla fine me l'ha lasciata qui, quindi anche se in realtà è pensata per la colazione, mangeremo il contenuto stasera quando torna da lavoro. Questa è la box di Valentino Beauty, proprio perché Ste si occupa di skin care e prodotti make-up del gruppo L'Oreal. E appunto gli hanno dato questa box che all'interno contiene, diciamo, il necessario per fare una bella colazione. Infatti c'è il succo di frutta, se non sbaglio blueberry sono i mirtilli, quindi succo di frutta ai mirtilli, tovagliolo con il logo appunto di Valentino Beauty, la cannuccia, tutto abbinato, adoro questi dettagli. Poi c'è il cupcake, in realtà era confezionato, l'ho tolto dal sacchettino per farvelo vedere meglio, e poi un biscottino a forma di rossetto, sempre con il logo di Valentino, cioè l'attenzione, la cura dei dettagli, stupendo, davvero stupenda questa box. Rieccomi ragazze, mi stavo coccolando un po' mochetta perché lei è una coccolona di quelle esagerate. Lei è più coccolona di Gioia, in realtà anche Gioia ama farsi coccolare, ma lei molto molto di più. Vero? Vero? Quanto ti piacciono le coccole? Comunque, ho mangiato. Non sapevo cosa farmi, alla fine ho mangiato una cosa al volo e stavo guardando anche Grey's Anatomy perché domenica abbiamo scaricato, sì, o meglio abbiamo fatto l'abbonamento perché fino a domenica era in promozione per un mese a 1,99 euro, quindi abbiamo fatto l'abbonamento per un mese, vediamo come ci troviamo anche con questa piattaforma. E ho visto che c'è Grey's Anatomy, io l'ho sempre seguito, sempre, 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 però ultimamente non lo stavo più guardando perché non avendo Sky, eccetera, non potevo guardarlo, più guardarlo. Con Netflix, praticamente la sera guardavamo sempre Netflix e quindi alla fine non ho più cercato Grey's Anatomy neanche
insomma, da internet, classico streaming che si faceva una volta, e quindi avevo perso un po' l'ultima stagione, che sto recuperando adesso perché ho scoperto che su Disney Plus c'è Grey's Anatomy. Io adesso sono alla, non ricordo se è la 17esima stagione, che tantissimo. Esatto, sto guardando il 10° episodio della 17esima stagione ed è sempre magnifico, è una delle mie serie TV preferite di sempre. E pensate che le prime 6-7 stagioni le ho guardate più di una volta, cioè proprio sono innamorata di questa serie TV, e tuttora, nonostante siano alla 17esima stagione, a me continua a prendere, quindi lo sto guardando. Infatti c'è il televisore acceso adesso, l'ho messo un attimo in pausa perché stavo rispondendo a qualche mail, però mi piace sempre tanto. Tra l'altro, vi racconto questa: i giardinieri oggi, quando sono andati via, si sono dimenticati di, si accorta mia cognata, di togliere la pianta, quella che abbiamo davanti a casa, la piantina. Non so se si sono dimenticati, non so anche come fanno a dimenticarsi, io ti chiedo di farlo, vabbè, comunque magari tra un po' tutte le varie cose che dovevano fare gli è sfuggito. In ogni caso verranno di sicuro, se non vengono li chiamo. E quindi vabbè, sono andati via e non hanno tolto l'ultima pianta, anche perché è meglio fare queste cose adesso, così poi quando arriva la primavera il giardino è bello, perché non ha senso andare a mettere mano, visto le esperienze che ho avuto, mettere mano dopo, perché poi resta il giardino brutto quando c'è la bella stagione, quando ce lo si può godere. E quindi preferivo, insomma, fare questi lavoretti prima dell'inverno, così che la primavera è tutto a posto. E domani deve venire l'elettricista, tra l'altro, per la camera da letto. Gli spiego un attimo due o tre cosine che voglio fare in camera, che dobbiamo fare, così poi decide un giorno e viene a sistemarmi tutto prima dell'arrivo dell'armadio, così anche quella è una cosa fatta. Nel frattempo, cioè dall'ultima clip che avete visto ad ora, perché alla fine sono le 4:30, quindi c'è stato proprio un salto temporale pazzesco, però prima ho registrato un altro contenuto che vedrete poi, e quindi sono stata un po' presa, tant'è che ho pranzato tardi anche oggi. È un classico, ogni volta io sono a casa da sola e sto registrando un video, sto preparando dei contenuti, mangio sempre a orari indecenti, più indecenti che mai. E prima è venuto anche il corriere, ho detto cos'è, e invece non è per me questo pacco, perché arriva è per Ste. Ed è, cioè sembra un influencer anche lui, te lo dico sempre, perché adesso quando lavora da L'Oreal gli mandano un sacco di regalini anche a lui, e questo arriva da Armani, quindi adesso lo spacchetto io, così vediamo che cosa gli hanno mandato, e dopo gli giro la foto, così insomma secondo me non se l'aspetta. Ho aperto il pacchettino che è arrivato a Ste, e gli hanno mandato il profumo di Armani Acqua di Gio, che tra l'altro è uno dei miei profumi preferiti da uomo, e so che piace tanto anche lui, quindi sicuramente gli farà molto piacere. Tra l'altro sto notando dal rumore, probabilmente è finito il pellet, sta finendo, infatti io mi accorgo proprio dal rumore quando inizia a mancare il pellet, perché la stufa cambia leggermente, cioè non è silenziosa, però quando finisce il pellet si sente tipo un rumorino leggero e insomma ti fa capire che sta finendo il pellet. Quindi adesso scendo perché lo abbiamo in garage, vado a prenderlo, e tra l'altro probabilmente adesso, già che scendo, accendo anche il riscaldamento pavimento, perché siamo a metà novembre e ancora non l'abbiamo acceso, perché in realtà questa stufa scalda tantissimo. Io ormai la mattina quando mi sveglio l'accendo subito, nel giro di un'oretta scalda e poi lei va tutto il giorno, perché non la spengo mai, la faccio andare proprio fino a sera finché non andiamo a dormire. E ad esempio sul soppalco fa caldissimo, a metà pomeriggio si è accesa tutto il giorno, su si sta non da Dio di più, si sta bene anche in maniche corte perché il caldo va su in un attimo, mentre nella zona notte resta leggermente più freschino. Lasciamo sempre la porta aperta, però il calore tende a salire e va di meno nella
nella zona nota, anche se comunque un minimo si scalda, però quando si lavora da casa ed è nell'ufficio chiude la porta, quindi fa più freddo, e mi ha chiesto insomma di accendere il riscaldamento per stare un pochettino più al caldo quando lavora da casa. Quindi già che faccio, che scendo, accendo anche, faccio partire la caldaia, così accendo anche il riscaldamento pavimento. Riscaldamento ufficialmente acceso, non vedo l'ora di sentire il pavimento caldo, già domani sarà caldo. Poi io che amo camminare scalza, adoro il pavimento caldo, ma in realtà lo amano anche loro, le cagnoline. Comunque adesso, giusto per ammazzare il tempo, proprio perché non ho niente da fare magari, però ne approfitto in questa mezz'oretta per finire di pulire le fughe dell'open space. L'argomento fuga è un argomento che mi tocca particolarmente, ve ne ho già parlato diverse volte. Ho cambiato il colore alle fughe. Io in principio, quando ho fatto mettere il pavimento, cerco di essere molto breve per chi si fosse perso questa cosa, avevo fatto fare le fughe scure, un grigio antracite scurissimo, quasi nero, con il pavimento effetto legno sbiancato, ci stavano da cani, proprio orribili. Quindi cerca, ho trovato la soluzione, ovvero un prodotto che agisce proprio sulla fuga cementizia, quindi una sorta di pittura, e con quello ho cambiato il colore delle fughe di tutta la casa. Passando però da una fuga scura a una fuga chiara, sulla fuga chiara lo sporco che si deposita lo vedi maggiormente, a differenza di una fuga scura dove lo sporco c'è però non lo vedi. E quindi sono un po', avendo fatto questo cambio colore, diciamo, sono un po', non mi sta venendo la parola, schiava, ok, sono un po' schiava delle fughe adesso, perché quando si sporcano, insomma, non sono belle da vedere. Però anche se le ho pitturate, in realtà si possono pulire senza problemi, come una qualsiasi fuga chiara. E vi faccio vedere cosa utilizzo io. Io prendo il secchio, metto un po' di acqua calda e poi mi sto trovando molto bene con questo prodotto. Questo è un detergente specifico per i pavimenti della Cif, tra l'altro è nuovo, come uno dei detersivi nuovi che ha fatto Cif. E questo è con la candeggina con esplosione di lavanda, quindi al gusto, cioè al gusto, al profumo di lavanda. E io metto un tappino nell'acqua calda e poi prendo una spazzola di questo tipo e vado semplicemente a spazzolare sopra la fuga. Quindi passo, prendo un po' di acqua con il detersivo, gratto sulla fuga, spazzolo con una cosa di questo tipo e va a rimuovere tutto lo sporco in superficie. Vengono da Dio, proprio da Dio, da Dio. Adesso vi faccio vedere la differenza dei punti dove non l'ho ancora passato. Vedete qua, questa parte di qua l'ho già fatta ormai settimane e settimane fa, poi mi ero stufata, quindi mi ero fermata, arrivata circa qui, e poi non ho avuto tempo, non ho potuto continuare. Però notate come sono più chiare di qua, invece qua come sono più scure. Certo, non sono scure come erano prima, perché a quel livello nere non arriveranno mai, però comunque sono più sporche. Rispetto a qua, cioè, si nota comunque la differenza, ed è semplicemente sporco questo, non è che è venuto via il colore e si vede la fuga scura sotto, cosa che alcuni di voi mi hanno chiesto. La pittura non viene via, però lo sporco si deposita e quindi lo si vede. Il pezzo che mi manca da fare è questo, quindi dal mobiletto là fino praticamente a qua dove vedete lo stacco. Quindi adesso vi faccio vedere come faccio. Prendo la spazzolina, bagno leggermente, proprio appena appena, e poi vado semplicemente a strofinare in questo modo. Vedete che viene pulito. Guardate anche qua com'è bianca qui e com'è sporca qui. E quindi passo la mia spazzola. Non bisogna neanche starci troppo, basta giusto un attimino e vengono pulite. Dopo io ho preso anche un panno asciutto, così vado ad asciugare il pavimento. E un'altra cosa che mi viene comoda con questa spazzolina è andare a pulire
nelle fessurine del pavimento, perché il mio pavimento al tatto non è completamente liscio, è un pochettino ruvido e vedete qua il rilievo caratteristico del pavimento in legno. A volte in questi piccoli rilievi si deposita lo sporco e quindi per andare a toglierlo vado a grattare con una spazzola, così almeno in un attimo viene via, quindi faccio anche questo già che ci sono. Ho dimenticato questo pezzo. Faccio vedere un pezzettino così almeno potete vedere l'efficacia sia del prodotto che della spazzola in sé. E la facilità di utilizzo, perché in realtà in un attimo, senza fare niente di particolare, ho pulito le mie fughe. Finito, e come vedete adesso il pavimento è omogeneo, non c'è più il distacco come si vedeva prima, è tutto perfettamente uguale. Adesso sta finendo di asciugarsi e adesso mi godo Grey's Anatomy. Sono venuta sul soppalco, qui ci sono le cagnoline che puntualmente quando salgo salgono anche loro e andiamo così. Continuo la puntata che ho iniziato prima. Ok, ho ancora una mezz'oretta, direi che posso concedermela. Appena arrivato Ste mi ha portato un regalino. Ta 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 ta. In realtà gliel'hanno dato. Anch'io Ste ho un regalo per te. Guarda. Ti piace? Sì. Sai da chi arriva? L'Oreal. Ah, quello nuovo. Ragazzi, mi sono dimenticata di chiudere il video ieri, quindi lo faccio stamattina e ne approfitto per farvi vedere il contenuto della borsa di Valentino che ha portato ieri sera Ste a casa dopo il lavoro. Gli hanno dato tre profumi. Adesso abbiamo la scorta di profumi da qui a non so quanti anni, ho un sacco di profumi e siamo sempre molto contenti di riceverli perché comunque sia io che lui li utilizziamo praticamente tutti i giorni. E i profumi sono questi. Allora, parto da quello maschile che ha già aperto e penso che abbia già messo anche questa mattina di Prada. E poi questi due da donna che ovviamente utilizzerò io, Alien. Io adoro questo profumo, l'avevo già preso in passato, mi piace proprio tanto, infatti sono contenta di averlo di nuovo. E questo di Valentino che invece non avevo mai provato, l'abbiamo sentito ieri ed è molto buono anche questo. Questo, se non ricordo male, da Ste mi ha detto che è stato fatto con Lady Gaga. E quindi insomma abbiamo una bella scorta di profumi oltre a quelli che già avevamo a casa. Detto questo, direi di chiudere il vlog anche perché fra poco arriva l'elettricista, quindi devo farmi trovare pronta. Spero insomma, di avervi tenuto compagnia. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi video e vi anticipo che fra poco arriveranno anche i video a tema Natale perché inizierò a decorare casa per Natale, quindi se non volete perderli iscrivetevi e nulla. Un bacione e al prossimo video. Ciao!